Questa è un'altra di quelle puntate in cui sono particolarmente brusco sulla musica, perché insomma le cose da raccontare sono tante, e quindi insomma prendiamo tutto il tempo necessario per andarla a raccontare. Siete all'ascolto, alla visione di RBE, sono le 8:38 minuti e anche quest'oggi vi parliamo del conflitto, insomma, secondo un po' dei punti di vista del massacro, dell'operazione micidiale che in corso da diversi mesi nella striscia di Gaza. Arriveremo a raccontarvi anche le notizie più puntuali, quelle delle ultime ore, le ultime avvicendamenti attorno alla zona, ma vogliamo raccontarvi prima di tutto di una iniziativa che si è tenuta nelle scorse settimane, una carovana solidale che è arrivata non all'interno della striscia di Gaza, perché l'ingresso sappiamo benissimo è bloccato ed impedito, ma ha portato un segnale, una richiesta di pace, di cessate il fuoco fino al confine, diciamo, della striscia di Gaza. Ne vogliamo parlare con chi ha preso parte a questa iniziativa per Vento di Terra, ovvero Serena Baldini. Intanto ciao e benvenuta qui su Play. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Allora, grazie a te intanto per essere qui con noi e anche per quello che ci stai per raccontare. Prima però di andare a raccontare di questo viaggio, mi sembra sensato andare a raccontare un po' di che cosa stiamo parlando, e quindi Vento di Terra, che cos'è, di che cosa si tratta? Allora, Vento di Terra è una piccola associazione che ha sede a Milano, è una ONG, quindi lavora nell'ambito della cooperazione internazionale e sceglie i luoghi in cui lavorare pensando di restituire potere alle persone laddove i diritti di queste persone sono negati, e lo sono in particolare perché i paesi in cui queste vivono sono toccati in maniera diversa dal conflitto. La Palestina è chiaramente uno di questi ed è un po' il paese di elezione in cui lavoriamo, il territorio di elezione, perché lì di fatto siamo nati, quindi siamo in realtà un piccolo gruppo di operatori e operatrici che eravamo in Palestina nel lontano 2004. Da allora si cominciò a pensare all'idea di fondare una nostra associazione, nel 2006 è nata Vento di Terra, che è rimasta operativa in Palestina poi da allora per sempre, sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. Sì, credo che in questo caso non sia una sorpresa a nessuno scoprire che l'enorme crisi e tragedia umanitaria in Palestina non è nata il 7 ottobre, non è nata in questi mesi, ma ovviamente ha una storia di molti decenni, e quindi chiaramente anche le organizzazioni che si sono impegnate nel provare a portare aiuto e supporto sono attive da molto tempo, e Vento di Terra non fa eccezione. Lo sottolineo anche perché, insomma, non è quello che stiamo per raccontarvi, non è qualcosa che è stato improvvisato dal nulla, che avrebbe comunque chiaramente il suo valore. Insomma, chiedere un cessate il fuoco non è mai troppo tardi per farlo, anche se non ci si è interessati della questione fino a quel punto, ma invece in questo caso appunto vi occupate dell'area da molto tempo e appunto avete preso parte a questa che è stata chiamata una carovana solidale. C'è un racconto anche su presenza.com che è scritto proprio tu, in cui riepiloghi un po' che cosa è successo. Ce lo puoi raccontare un po' a noi? Che cosa avete fatto e quando? Sì, allora la carovana è stata promossa dalla rete AOI, che è la rete delle ONG italiane di cui Vento di Terra fa parte, motivo per cui appunto abbiamo partecipato. Eravamo un gruppo di circa 50 persone, tra operatori e operatrici umanitari, giornaliste e giornaliste, parlamentari italiani e esperti di diritto internazionale. Tutto si è svolto tra il 3 e il 6 di marzo e ci ha visto arrivare al Cairo, dove di fatto abbiamo fatto molti incontri con le principali agenzie UN, quindi delle Nazioni Unite, che ci hanno riportato un quadro che almeno noi delle ONG chiaramente conoscevamo, perché siamo immersi ogni giorno nei dati e nei rapporti che ci raccontano la drammatica situazione a Gaza, ma chiaramente sentirla raccontata dal vivo da persone che magari erano uscite da poco dalla striscia di Gaza, palestinesi che quindi si trovano al Cairo temporaneamente ma poi sarebbero rientrati, ha fatto proprio un altro effetto, ed era un po' l'obiettivo quando avevamo giornalisti e parlamentari, ed era proprio rivolto a loro, come dire, il messaggio, i giornalisti perché facessero da cassa di risonanza e i parlamentari perché nel nostro Parlamento poi tornassero e facessero pressione anche sul nostro governo, che in questa situazione
ha chiaramente delle responsabilità, più che altro se pensiamo alle accuse di genocidio che il Sudafrica ha portato alla Corte di Giustizia, e dobbiamo ricordarci che l'Italia è un paese di quelli che firmano la Convenzione per la prevenzione del genocidio e quindi ha delle responsabilità, dovrebbe, come dire, spendersi in ogni modo possibile per garantire che le azioni genocidiarie vengano il più possibile contenute e anzi non realizzate. Quindi chiedere il cessare il fuoco da Rafah, quindi essere proprio lì a pochi passi dalla striscia, era sicuramente un gesto simbolico, non ha cambiato nulla lì nel momento in cui eravamo, anzi avevamo le nostre persone, il nostro staff di Gaza dentro la striscia e ci sentivamo con i messaggi come al solito, come facciamo dall'Italia. Devo dire che non poterli incontrare, abbracciare, essendo a solo 1 chilometro, 2 chilometri di distanza, è stato veramente forte anche da un punto di vista emotivo, ma è stato importante perché quello che abbiamo visto a Rafah, lato egiziano, ci ha confermato la drammaticità della situazione. Abbiamo incontrato file di camion sterminate, quindi migliaia di camion pienissimi di aiuti che non riescono ad entrare nella striscia di Gaza e non riescono a farlo perché i controlli israeliani sono estremamente lunghi, sono fatti di diverse procedure che durano giorni. E spesso i camion vengono rigettati magari perché c'è solo un oggetto, anche un solo oggetto basta, che non corrisponde alle caratteristiche ritenute, come dire, entro i termini di sicurezza da Israele. Ma questo implica che vengono rimandate indietro le stampelle, i pannelli solari, i frigoriferi per gli ospedali, le incubatrici, i giochi per i bambini perché sono dentro a scatole di legno che è ritenuto un materiale dual use, la grossa A, ovvero doppio uso, cioè che potenzialmente può essere utilizzato per scopi militari all'interno della striscia. E Chiaro. quindi questo dà una misura di quanto sia folle e di quanto a questo punto sento di dirlo in maniera molto libera, di fatto la fame o comunque il non accesso alle cure perché viene impedito l'entrata dei medicinali o di tutto ciò che può portare sollievo alle persone ferite, ammalate, viene usato in maniera strumentale. Cioè la popolazione di Gaza in questo momento è affamata intenzionalmente perché i valichi ci sono, dai quali si potrebbe passare, il cibo c'è, stati nel mondo, Nazioni Unite, organizzazioni hanno mandato convogli che non vengono fatti entrare. Sì, tra l'altro il tempismo è veramente atroce, il tempismo di questa intervista, perché tu ci racconti di tutto questo proprio nei giorni in cui stiamo raccontando della morte, no, della morte forse un termine un po' vago, dell'uccisione proprio di operatori umanitari che stavano portando cibo all'interno della striscia di Gaza, quindi loro erano all'interno della striscia di Gaza, lo stavano portando e sono stati uccisi, quindi l'intenzionalità anche, insomma, oggi José Andrés di World Central Kitchen è stato molto duro su questo, non è stato un incidente, è stato qualcosa di intenzionale, ce lo racconti anche tu, appunto, purtroppo ci confermi tutto quello che sappiamo rispetto all'origine della fame e della crisi sanitaria all'interno della striscia di Gaza. Vorrei però un attimo riavvolgere il filo perché prima mi hai citato anche dell'incontro che avete avuto con operatori, insomma, persone palestinesi che sono uscite ma con l'intenzione di rientrare. Un po' paura a chiedertelo, ma loro che cosa vi hanno raccontato? Allora, loro ci raccontano chiaramente, fanno tutti fatica a trovare delle parole ormai per descrivere quello che c'è nella striscia di Gaza. È uscito fuori l'aggettivo apocalittico perché è drammatico, atroce, orrendo, sono ancora degli aggettivi che non descrivono più. Io penso veramente che non riusciamo ad immaginare cosa sta accadendo là dentro, perché sono praticamente 6 mesi in cui le persone davvero sono rimaste chiuse dentro senza nulla, gli è stata tolta l'elettricità dai primissimi giorni ed è collassato tutto, è collassato il sistema sanitario, non c'è mai stato un posto sicuro, quindi raccontano questa incertezza e paura che pervade le giornate perché veramente non si sa dove andare, gli è stato chiesto di spostarsi.
ricorderete all'inizio di questa operazione risposta militare israeliana, quando si pensava all'operazione di terra nel nord, che poi effettivamente c'è stata, tutta l'area nord della striscia, che è la metà della striscia, è stata occupata militarmente anche via terra, e questo ha implicato che le persone venissero di fatto cacciate, poi qualche centinaia di migliaia di persone ancora a nord, ma tutto il resto. Chi ha potuto scappare perché poteva camminare sulle proprie gambe è andato a piedi o con mezzi di fortuna verso il sud. E quindi quello che ci raccontano, sì, è anche una perdita di speranza e un chiedersi: ma cos'altro deve succedere più di questo, più di quello che sta accadendo, dove è evidente che siamo in una prigione? La striscia di Gaza era già una prigione a cielo aperto, ma almeno i valichi facevano entrare delle merci e facevano poco, ma uscire qualche persona con dei permessi speciali dati dalle autorità israeliane. Quindi è proprio chiedersi perché il mondo non fa nulla, cioè state qui a guardarci morire di fatto, perché è forte la consapevolezza che se non si muore per una bomba che arriva sulla propria casa, si morirà per altre ragioni, per malnutrizione, ci sono già i primi casi, perché le epidemie galoppano chiaramente, perché non ci si può curare. E però dall'altra parte erano anche molto contenti di incontrarci e di vedere che c'era un gruppo di persone, anche rappresentanti del Parlamento di uno Stato europeo che fisicamente andavano a Rafah a dare un forte messaggio. Quindi ci hanno detto: siate in ogni modo la nostra voce, continuate a far pressione. E io credo profondamente che in questo momento, oltre a continuare a fare il nostro lavoro nella striscia, grazie al nostro staff locale che è lì e fa cose preziosissime, dobbiamo proprio continuare a risvegliare le coscienze o comunque a non stancarci di chiedere il cessate il fuoco e di ricordare che ci sono dei valori, che c'è il diritto internazionale, dovrebbe essere un patrimonio di tutti e che in questo conflitto, anche io faccio fatica a chiamarlo conflitto, in questa operazione militare viene calpestato quotidianamente, cioè la violazione del diritto internazionale sono state costanti dal primo giorno, quando tutta la popolazione della striscia, 2 milioni e 300 mila persone, sono stati associati ad Hamas, e quindi si sta di fatto punendo collettivamente una popolazione che evidentemente non è tutta assimilabile a un gruppo di miliziani che il 7 ottobre hanno fatto quello che sappiamo, che conosciamo. Sì, qua potremmo aprire un calderone rispetto al doppio standard, nel senso giustissima l'indignazione, come dicevo, per quegli operatori umanitari uccisi poco fa, ma sono state uccise decine di migliaia di civili fino ad adesso, ma evidentemente erano cittadini meno importanti per l'opinione pubblica mondiale rispetto a queste nuove vittime. Ci sarebbe moltissimo ancora da raccontare e per fortuna c'è la possibilità per chi è nella zona di Pinerolo di approfondire ancora di più tutti questi avvenimenti. Oggi la nostra ospite sarà anche ospite di Pinerolo in generale, avrà qualche incontro con studenti nel corso della giornata, ma saranno appunto incontri dedicati agli studenti locali. Invece un incontro pubblico questa sera al locale Stranamore, siamo in via Ettore Bignone a Pinerolo. Ci sarà invece un racconto, insomma, un po' più approfondito del nostro, un po' più prolungato, a partire dalle 19:30. Leggiamo dalla locandina, c'è la cena, per chi volesse partecipare. Poi invece dalle ore 21 c'è questa serata intitolata molto semplicemente Testimonianza da Gaza, proprio con Serena Baldini di Vento di Terra ONG. Tra parentesi, vi ricordo, date un'occhiata a Vento di Terra e alle loro attività. Ma intanto, grazie mille Serena per questo racconto e alla prossima. Ci grazie mille a voi per l'ospitalità e lo spazio. Buona giornata. prendiamo adesso un brevissimo momento di pausa, torniamo con altre notizie ancora da Gaza.